Bentornati sul canale di Access00 e bentornati in un nuovo video di Mini Mario & Friends Amiibo Challenge. Allora, visto che vi è piaciuto il primo video e che molti di voi mi hanno chiesto di provare a fare qualche altra ambientazione con un Mii, e quindi, visto che me l'avete anche richiesta, allora io ho scelto, anzi no, ve la faccio vedere cosa ho scelto facendo qui su Inizia, premendo su Inizia, ve lo fa, almeno metto sopra il l'Amiibo corrispondente anzi. Per quale userò e quale ambientazione, quindi vedremo. E attenzione, chi arriva? Furbino, nostro Yoshi. L'ho chiamato Furbino perché mi piaceva. Allora, la lingua prensile, cioè mangiamo tutto, mangiamo qualsiasi cosa. Allora, come vedete, vuoi provare il livello di allenamento per questo Mii? No, non ci interessa il livello di allenamento per il Mii. E andremo stavolta a vedere di farci i livelli di Yoshi, che mi sa che avevo anche già provato, o forse no. E invece no, sono 4. Ce li proveremo tutti e 4. Prima però dovremo sbloccare qui la zona. Mi piaceva un po' portarvi così, ogni tanto magari portarvi qualche ambientazione, visto che comunque posseggo i diversi Amiibo, quindi potrei veramente farvi vedere diverse ambientazioni, non tutte, però parecchie, diciamo così. Qui facciamo saltare qua su in alto, dopodiché io vorrei... no, quello mi sa di no, perché... vedete quel tassellino con Bowser? Mi sa di no, per il semplice motivo che c'è... ci sono le spine, ci vorrebbe Bowser Jr. per usarlo, che tra l'altro ho. Però al momento stiamo usando Yoshi, perciò non lo prenderemo. Ok, perfetto. Lassù c'è un tassello per Mario, sì, è Luigi, scusate, per Luigi. Ok, tu, no, 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 no. Ok, benissimo, perfetto. E andiamo via con Yoshi. Grandi così, livello fatto, perfetto. Quindi con questa, diciamo con questa cosa dovremmo aver sbloccato, sì, perfetto, ben fatto. Dovremmo aver sbloccato l'ambientazione di Yoshi in teoria. Tra l'altro, sì, mi sono battuto, ho migliorato il mio record. Perfetto, alla grande così. Mi dispiace di non potervi far vedere anche ciò che vedo sul gamepad. Comunque praticamente quasi la stessa cosa, quindi non vi perdete niente. Andremo a Uovolandia. Bellissimi anche i nomi qui di queste ambientazioni. Allora, il nostro Yoshi, vediamo un attimo se riuscirà a venirne fuori, il nostro Furbino, se riuscirà a venirne fuori intatto, illeso. Era inteso, stavo per dire. Era un misto tra inteso e illeso e intatto. Benissimo, grande Ale, continua così. Allora, tocca per sparare? Cioè, come... ah, carina sta cosa. Ma e dove riusciamo di qui esattamente? Ok, ma tipo per... posso muovere in qualche modo la... dove spararlo? No, assolutamente no. Quindi... ah! Ok, scusate, non l'avevo visto. Non avevo proprio visto questa cosa. Perfetto, alla grande. Abbiamo creato lì una barriera. Adesso noi facciamo così. Dove ci butta adesso però il nostro... ok, questo intanto li riprendiamo perché sono abbastanza inutili. Ma se tipo metto una cosa del genere, va lì. Se io invece faccio così... ok, era per prendere quel tassello. Esatto, perfetto, l'abbiamo preso, grandissimi. E sì, direi che qui va benissimo in questo modo. E possiamo tornare di là dal tubo rosso, ottimo in questa maniera. Ora, tecnicamente qui io dovrei fare una cosa di questo tipo. Però così vado giù, così torno indietro. Così vado sempre lì e ritornerei... tosta, questa parte, bella tostarella. Allora, proviamo a fare così. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Volevo prendere il tassello di sotto. Vediamo un po' se ci riesco. Ah, perfetto, ok, sì, spara giù di sotto, benissimo. Mangia Yoshi, bravissimo il nostro Yoshino. Grande così. Dopodiché, qui dove mi spara... ah, sì, sempre lì, perfetto. Pensavo seguisse la direzione che aveva il nostro Yoshi per sparare. Qui mettiamo questa e concludiamo il livello. E il primo è andato di questi. Ora... grande Yoshi, continua così il nostro Furbino. Ben fatto, presumo che avremo fatto il record. Anche perché per forza il record, pensandoci è per forza, è la prima volta che lo faccio infatti. Quindi nuovo record, abbiamo preso 2 tasselli, siamo a 20 totali. Ottimo così. Dopo torniamo alla mappa e continuiamo a vedere i restanti 3 livelli di questo mondo di Uovolandia. Dovrebbero andare tra l'altro in difficoltà crescente, quindi vediamo un po' se riusciremo a farli tutti, perché ho una paura tremenda nel fatto che magari forse non ci riusciremo ad arrivare vivi in fondo. Però vabbè. Oddio mio, appunto, come dicevo, non vedo neanche il nostro Yoshi. Allora, bene, qui come diamine faccio ad andare avanti? Se non prenderò tutti i tasselli, abbiate pietà. È un po' così la situazione. Ok, questo lo togliamo. Prendiamo questo, perfetto. Ok, il nostro Yoshi che cade.
Benissimo. Tu Yoshi lo mangi, vero il tipo timido? Grande Yoshi, fenomenale come sempre il nostro Yoshi. Allora, riprendiamoci un po' queste. Più 4, almeno possiamo indirizzare il nostro Yoshi dove più ci aggrada eventualmente. Direi che qui possiamo farci veramente ben poco, quindi spariamolo, ok. Il tubo giallo, dove diamine usciamo? Qui però forse saremmo rientrati all'inizio. Tipo, se io faccio una cosa del genere, questa pianta, ok, è bloccata lì. Ah no, qui si va verso la fine. Ma io non volevo ancora finirla, volevo provare a prendere un po' anche il resto. E perché mi sembra giusto, scusate, lo stiamo giocando, giochiamolo un po' per bene. Per fare finire i livelli così a caso, sia mai noi dobbiamo vedere un po' di prendere tutto quanto, perché altrimenti non va bene. Ok, lì dovremmo arrivare a prendere quel tassellino, se non altro. È rimasto un tassello, ora... qui come... ci ritroviamo quando esco dal tubo giallo. Ho capito come fare ad andare al tubo rosso, credo. Se tipo io faccio così, tolgo quello, qui rientriamo, ok, e andiamo al tubo rosso, perfetto. E lassù sopra c'è l'altro tassello sempre di Yoshi, perché noi rispuntiamo lì in cima. Benissimo, questo lo riprendo tante volte. Non c'è modo evitare niente, quindi facciamogli distruggere tutto. E mi sa che il nostro Yoshi si ingozzerà parecchio in questo caso, una mangiata spettacolare. Ok, vai Yoshi, vai così. Grandissimo lui, mangiatona fantastica. Dopodiché qui dove... no, sì, ora possiamo andare alla fine, sì, non mi manca altro. Grandissimi anche così, anche in questo livello l'abbiamo completato e fatto il perfect, tra l'altro, cioè abbiamo preso tutto quanto. Grandissimi, grazie, ben fatto. Ma guardate quanto è puccioso il nostro Yoshi. Ha fatto veramente pucciosissimo, anche se è un po' meccanico con la chiavina dietro per dargli la carica, però è veramente fantastico. E intanto i timbri continuano ad aumentare. E allora, ok, aspettiamo che carichi il prossimo livello, anzi la mappa appunto, e poi il prossimo livello, che tra l'altro se è il penultimo questo sarà, del mondo di Uovolandia. Non ho ancora completato un'ambientazione, quindi non so cosa succederà effettivamente nei livelli, cioè completando tutto un'ambientazione, magari si sbloccherà qualcosa, io non ne ho veramente idea. Allora, entriamo qui intanto nel tubo. Nell'uovo, anzi, da lanciare. Dopodiché, qui penso che... no, infatti, non si sblocchi assolutamente niente. Però aspetta un po' perché... sì, prima fai questo. Meno ci prendiamo le monete in questo modo. Ottimo. Dopodiché, se io faccio questo, poi faccio questo... e faccio anche qui. Ci arriviamo qui. Forse ci devo andare da un'altra parte. Ah no, basta togliere questo. Perfetto, ok. Volevo prendere quel tassellino lassù in cima. Ora come ora. Ho messo queste cose qui per prendere... per forse prendere il tassellino lassù in cima. Perché, ok, lo prendiamo da qui. Quindi noi prendiamo il tassello e andiamo qua. Perfetto, in questa zona. Io mi sa che mi sono dimenticato roba di sotto. Ma al momento preferisco fare così. Ok, qui non finiamo il livello. Perfetto. Ho controllato perché sapete, non si sa mai. Scendiamo dal gamepad, come vi avevo detto nello scorso video, ho una porzione ristretta di ciò che vedo nello schermo principale. Quindi nel caso se... no, non ci andiamo lì. Questa è interessante come cosa. Per arrivare lassù in cima come faccio io? Esattamente. Forse ci devo arrivare da qui. No, forse di qui di sotto, sapete? Mi sa. Ma perché anche premendo quello lui continua ad andare su? Non l'ho capita questa. Non doveva proseguire lassù in cima in teoria lui. Scusate, ci rivediamo tra un attimo appena capisco come prendere il tassello lassù in cima, che tra l'altro è con uno Yoshi, quindi va preso per forza con Yoshi. Ma se tipo noi andiamo qui, sì lo so, sta quasi finendo il tempo tra l'altro, quindi mi devo un po' muovere, però volevo vedere facendo... eccolo qua, ok, di qui, perfetto. Lui dovrebbe mangiare tutto quanto. Ora in 59 secondi devo anche muovermi ad arrivare alla fine del livello, perché altrimenti sapete non ce la facciamo. Il rischio è veramente tantissimo. Allora, se io metto questo qui, lo chiudo, poi lui scende lì, poi io metto
questo qui, dovrei riuscire ad arrivare alla fine, in teoria. Molto, molto risicati. Siamo a 41 secondi. Ce l'abbiamo fatta con 41 secondi. Mamma mia, ok, questo terzo livello è stato più complesso del solito, però è veramente carino. Più che altro sono impazzito per cercare di capire come arrivare lassù in cima. Immaginavo, anzi, o meglio, sono impazzito cercando di arrivare a quell'uovo che poi ci avrebbe lanciato lassù in cima, perché è stato quello il complesso, non arrivarci proprio. Non abbiamo preso la coppa, stavolta è andata male, peccato. Obiettivamente di tempo abbiamo fatto veramente schifo. Quindi noi arriviamo all'ultimo livello, quello che dovrebbe essere l'ultimo livello di questa ambientazione di Uovolandia, cioè di Yoshi. Vediamo un po' che diamine avranno creato, perché già mi sembrava un casino quello precedente. Appunto, perfetto, proprio rilassati e tranquilli, qui siamo. Allora, andiamo un po' di capirci qualcosa. Intanto prendiamoci più roba possibile. Ok, ci è rimasto solo questo praticamente da togliere. E devo capire dove mi spara con quest'uovo, perché non ne ho la benché minima idea. Ottimo, se io tappo qui lui mi spara qua su sopra. E che succede? Se tipo io vado lì, ma qualcosa ho fatto, che sono già soddisfazioni. Dopodiché togliamo questo e spacchiamo un po' tutto anche di là, che va bene così. Ottimo. Il tubo rosso è quello. Perfetto. Sì, spacca qualsiasi cosa tu veda. Benissimo. Mangia anche tantissimo, caro Yoshi. E dopodiché io direi di provare a vedere cosa possiamo fare con questo con questo coso qui, che praticamente non ci faccia niente, giusto? Perché no. Ma se lo metto qui lui mi torna indietro e non ci facciamo assolutamente nulla, credo. Ok, proviamo un attimo, scusate, devo provare a vedere un po' la distruzione totale di questi cosi. La soddisfazione, ma se io faccio andare qua giù di sotto, perché ci dovrebbe andare qua giù di sotto. Mm-hmm. Perfetto. E mi dovrebbe creare forse anche... Ah, qui forse entriamo nel tubo così. Vuoi dire questo? Sì, ok, perfetto. Benissimo, dove spuntiamo dal tubo? Mangiamo. Forse riusciamo a prendere quel tassello lì sopra. Sì, esattamente. Benissimo, un tassello preso. Ottimo, perfetto, perché non me l'aspettavo praticamente neanche da arrivare per sbaglio a quel tassello. Qui riprendiamo questo e... se io qui ti copro... No, non me lo dà coperto. Ok, quindi niente. Qui si va su per forza. Non c'è altro modo. Perciò andiamo su. Ottimo. Dopodiché io qui volevo provare a scendere giù di sotto. Sì, perfetto, esattamente in questo modo. Per vedere un po' se mi distruggeva. Sì, li abbiamo distrutti. Perfetto, quest'uovo ancora non l'avevamo trovato, non l'avevamo preso. Mamma mia, che macello. Che casino. Allora, se io vado così, lui va lì, poi... Mi sa che vado sulle piante carnivore se lo faccio andare giù così, Non vorrei dire cavolate, ma ho come l'impressione che finisco sulle piante carnivore. Mentre se io faccio... no, vabbè, proviamoci. Vediamo un po' che succede. Tanto una l'abbiamo tolta. Ah no, va in qua. Va in qua. Ok. Perfetto. Alla grande, quindi noi possiamo scendere. No, non possiamo scendere. Ah, tra un attimo quando capisco come andare laggiù in fondo. Maledizione, questi tasselli d'oro mi fanno impazzire. No, mi sono... Oh, da... Maledetto me, ok, riparto da capo. Sono morto maledettamente male. Perfetto, alla grande, vai Yoshi, ci riproviamo. Ok, forse ce l'abbiamo fatta arrivare qui al tassello, quello d'oro. Ok, perfetto, ho trovato la strada giusta. Grandi così, quindi ora risputiamo di là. Risputiamo il nostro Yoshi, poveraccio. Ok, alla grande sta mangiando tanto. Comunque, in ogni caso, allora, noi procediamo qui. E ora, per arrivare laggiù sotto, dovevo fare una cosa, mi sembra, di questo tipo, se non erro. Quindi, allora, ci rivediamo quando arrivo verso la fine, perché tanto questa parte qui ce l'eravamo già vista, quella per arrivare... in fondo, cioè al tassello quello laggiù in basso, a destra nel centro. Quindi a tra un po'. Ok, preso anche questo tassello, quindi ora dovremmo cercare di arrivare alla fine, cosa che non è esattamente la più semplice, semplicissima. Vediamo un po', allora di qui intanto dobbiamo salire, fin qui non ci piove. Qui io direi di farlo scendere qua giù sotto, se non altro, e farlo andare qui. Ok. Dopodiché, qui come diamine faccio... Aspetta un attimo, se gli faccio fare così lui rimbalza, poi dovrebbe tornare indietro e dovrebbe arrivare lì, ok.
Da qui possiamo portarlo fino alla fine? Tipo se gli faccio fare... No, perché c'è questa zona qui nel mezzo. Tosta! Piuttosto uscirne vivi che altro di qui. Maledizione! Ok, se io faccio una cosa del genere dovrei uscirne. Tipo, dovrei fare questo. Poi velocizziamo il nostro Yoshi. Guardate come saltella. Grande il nostro Yoshi. Ok, siamo arrivati alla fine. Abbiamo preso tutto quanto che stavolta. Perfetto. Non so se mi darà la coppa oppure no, perché ci abbiamo messo parecchio anche qui. Magari non tanto come primo, ma ci abbiamo messo tanto. Quindi vediamo un attimo se... niente coppa. Peccato. Gli ultimi due livelli niente coppa. Però ci siamo presi i tasselli. Li abbiamo presi tutti quanti. Quindi io spero che questi video vi stiano piacendo. Di Amiibo Challenge e Mini Mario Amiibo Challenge. Fatemi sapere se magari ne vorreste vedere degli altri. Intanto perfetto, grandi così, fuochi d'artificio ovunque, grandissimi. Ok, io ho diversi di questi amiibo, quindi ho tipo per esempio quello accanto e quello di Mario come livello, quindi volendo potremo vedercelo. Dopodiché non ho, credo sia Rosalinda quella, non ce l'ho, Toad ce l'ho, Luigi ce l'ho, Bowser Jr. ce l'ho, quindi fatemi sapere un po' voi se magari volete vedere qualche altro livello di questi, qualche altra ambientazione, e ve la porterò più che volentieri sul canale. Un saluto da Axios00, io vi ricordo se vi va di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, se vi va di seguirmi sul Miiverse e seguirmi anche su Telegram, sempre se vi va di chiacchierare un po', discutiamo un po' di videogiochi eccetera, non vi preoccupate, iscrivetevi, non disturbate mai, e se vi va ovviamente aggiungermi a Steam se avete un PC. Trovate comunque tutti gli ID del caso e tutti i link del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto da Axios00, da Furbino, grande Yoshi, e alla prossima, ciao!